Ci siamo lasciati nell'ultimo video in cui vi parlavo di questi due prodotti. Oggi è il momento delle FreeBuds Pro, cuffie True Wireless di tipo in-ear che mi sono piaciute particolarmente per due funzionalità che poi si vanno ad attivare attraverso un pizzichio sulla cuffietta. Ma non vi spoilerò niente, quindi iniziamo subito con questa recensione, con questa mia esperienza con queste cuffie True Wireless. Al solito partiamo dall'estetica, pesano 6 grammi ciascuna, mentre con il case 60 grammi, tre colorazioni in commercio, bianche e nere e lucide oppure grigie opache. Il case non è particolarmente ingombrante, non più di altri, e permettono alle cuffie di avere una batteria di oltre 4 volte rispetto a quello che offrono. Driver audio interno di tipo dinamico da 11 mm e connettività Bluetooth 5.2, quindi un po' innovative da questo punto di vista e permettono di essere collegate contemporaneamente a due dispositivi. Connessione che può avvenire tramite le impostazioni Bluetooth classiche di qualsiasi prodotto. Qui ho notato un po' di latenza nella trasmissione dell'audio, oppure tramite l'applicazione AI Life, che è quella ufficiale per questi dispositivi di Huawei, anche questa disponibile sul Play Store gratuitamente per tutti, che permettono di collegare in maniera molto più efficace e funzionale le cuffie. Tra l'altro possiamo così iniziare a utilizzare le funzionalità dedicate che di cui loro sono dotate. Forma abbastanza classica per delle cuffie in ear, con una stanghetta non troppo lunga, diciamo che arriva fino al limite dell'orecchio. Indossabilità buona, difficilmente, anzi impossibile che si scollino dalle orecchie, e sporgono un pochetto, quindi quando andiamo a toglierci una maglia bisogna fare un po' di attenzione, questo sì. E riguardo una caratteristica peculiare di questo prodotto è il fatto che il controllo touch è laterale e a doppia pressione e non sul bordo esterno, quindi se vogliamo interagire per esempio per attivare la musica oppure rispondere a una chiamata, basta fare una pressione, un pizzico sui lati della cuffietta per rispondere oppure rifiutare la chiamata o attivare o disattivare la riproduzione sonora. C'è poi anche lo swipe, anche qui sul bordo, questa volta singolo, verso l'alto per alzare il volume, verso il basso per abbassare il volume. Tutto questo comunque si può personalizzare all'interno dell'applicazione, appunto, AI Life di cui vi accennavo. Per farlo ci basta entrare nella sezione dedicata al dispositivo e cliccare su scelte rapide. Qui possiamo vedere cosa possiamo fare appunto col pizzichio singolo oppure modificare quando teniamo premuto sulla cuffietta. Possiamo decidere di attivare o disattivare il controllo del rumore oppure l'assistente vocale. Non possiamo nemmeno gestire lo swipe, che fa forzatamente solo la regolazione del volume. Ma vi parlavo di controllo del rumore perché loro hanno due funzionalità davvero davvero interessanti. La prima è quella della cancellazione del rumore con ben 4 livelli, tutti secondo me abbastanza simili come resa, e quello che più mi è piaciuto però è quello dinamico, quello impostato di default. Oppure abbiamo la modalità aware, che è quella di amplificazione dei suoni che ci stanno attorno, e tra l'altro qui c'è una spunta importantissima per andare a migliorare le voci, quindi cercherà di diciamo rendere più importanti tutte le tonalità alte e medie che solitamente caratterizzano la voce umana. E queste due funzionalità funzionano davvero benissimo, soprattutto quella di amplificazione con il miglioramento delle voci, sembra di essere all'interno di un cinema dove abbiamo proprio un effetto anche stereo, mentre per la cancellazione del rumore il risultato è davvero ottimo. Ho testato anche in zone ovviamente cittadine molto rumorose, tra cui nelle vicinanze di un tram, e si sentiva semplicemente in maniera molto molto bassa. Ovviamente questa funzionalità è tanto bella da una parte perché va a eliminare rumori ambientali, e dall'altra, se l'ho utilizzata appunto in strada, fate, mi raccomando, attenzione. E passiamo alla qualità in chiamata. Loro hanno ovviamente una funzionalità di riduzione dei rumori ambientali che io chiamerei eliminazione dei rumori ambientali, perché spariscono completamente anche in ambienti molto rumorosi. Al tempo stesso, il rovescio della medaglia è che la voce è molto molto frastagliata, non è proprio nitida e sempre chiara. Sicuramente meglio in ambienti non rumorosi, dove ovviamente i microfoni lavorano più egregiamente. Ottima invece la qualità audio del driver interno, perché forniscono una buona presenza anche di bassi, sia di medi che di alti, quindi diciamo che abbiamo un po' su tutte le frequenze un buon risultato, con una buona distinzione delle varie frequenze, quindi ad esempio in riproduzione musicale riusciamo a percepire effettivamente tutti i vari strumenti, anche grazie all'ottimo effetto stereo che vanno a riprodurre. Ottimo anche il livello del volume, essendo in ear, da questo punto di vista non mi aspettavo
problemi. E chiudiamo con la batteria, 4 ore di utilizzo costante, sia con la funzione di riduzione dei rumori sia con quella di amplificazione dei rumori ambientali. Se ovviamente tenete disattivate queste funzionalità, loro durano anche un pochetto di più, arrivando anche a 5-6 ore. Poi le andiamo a inserire nel case, si ricaricano, case che permette all'incirca 4 ricariche per un utilizzo totale più o meno in media di circa 20 ore. Unico difetto di queste cuffiette effettivamente è il fatto che è difficile estrarle dall'alloggiamento, ma Huawei ha premesso che questo è un modello di preproduzione e è un difetto noto che quindi hanno già corretto per i modelli che invece arriveranno sul mercato, quindi da questo punto di vista nessun problema. Insomma, un prodotto che mi è piaciuto particolarmente, lo avrete intuito da questo video, perché ha quelle caratteristiche peculiari che le contraddistinguono e che tra l'altro funzionano molto molto bene, come la cancellazione del rumore, che io ormai ho rinominato eliminazione del rumore, e e ovviamente l'amplificazione invece del rumore, quindi l'opposto, per sentire e per mantenere un contatto con l'ambiente circostante. Loro costano 179 euro, ma praticamente ve le ripagate con i regali che Huawei ha scelto per questo prodotto per il lancio, quindi fra pochi giorni non saranno più disponibili, quindi se siete interessati acquistatele, diciamo, in fretta. In regalo c'è il Huawei Band 4 Pro del valore di 79 euro, uno speaker Bluetooth del valore di 29 euro, e infine 6 mesi di abbonamento a Huawei Music che ha un valore di 59 euro. Insomma, praticamente ve le ripagate del tutto. Un prodotto interessantissimo, sicuramente fra i migliori sul mercato, per appunto le funzionalità che dicevo prima. Ma se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!